Ciao a tutti! Come va? Spero bene. Quest'oggi portiamo il Giappone qui, nella mia cucina, e andiamo alla scoperta della ricetta degli yakisoba, o meglio degli spaghetti saltati in padella, che però secondo alcuni invece sarebbero cinesi. Sono spaghetti, appunto, come vi dicevo, saltati in padella, che hanno una base sulla quale prepararli e poi una serie di aggiunte che potrete poi scegliere voi di fare a casa vostra. Noi quest'oggi appunto prepareremo quella che è la base. La base è composta da gli spaghetti di grano saraceno, cavolo, zucchine, carote, soia. E poi una salsa particolare che è la salsa appunto per gli yakisoba che trovate nei negozi etnici. La preparazione è molto semplice, dovrete tagliare, diciamo, alla julienne tutte le varie verdure. E quindi, come potete vedere, qui c'è il cavolo, le zucchine, le carote, i germogli di soia, gli spaghetti di grano saraceno, guardate che belli, e poi questa salsa speciale che è appunto la salsa per gli yakisoba. Voi chiedetela nei reparti etnici e vedrete che ve la consiglieranno, proprio salsa per gli yakisoba. La preparazione è semplice, noi metteremo tutto quanto in padella, quindi le verdure in padella con l'olio, il sale, e le faremo ammorbidire aggiungendo un pochino d'acqua bollente, appunto per farle un po' appassire, però cercando sempre di mantenerle croccanti perché non devono risultare bollite. A un certo punto aggiungeremo gli spaghetti di grano saraceno, faremo saltare il tutto insieme e poi aggiungeremo la salsa yakisoba e il gioco sarà fatto. È molto semplice, infatti è un piatto tipico di strada, quindi in quanto street food deve essere semplice la preparazione, ma allo stesso tempo nei ristoranti invece può avere un'elaborazione maggiore. Infatti ci può essere l'aggiunta di gamberetti oppure di carne saltata in padella. Ci siamo, è giunto il momento di mettere tutto quanto in padella. Aggiungiamo un filo d'olio, un pizzico di sale, lasciamo appassire le verdure. Nel frattempo mettiamo sul fuoco una pentola con un po' d'acqua dove poi faremo bollire per pochissimo tempo gli spaghetti di grano saraceno che poi metteremo dentro la padella. Ci siamo, l'acqua sta bollendo. Guardate subito come finiscono in acqua. Spegniamo e mettiamoli in padella. Facciamoli saltare con le verdure. Non fermatevi mai, continuate a girare. È giunto il momento di mettere la nostra salsa. E subito ricominciamo a girare. A questo punto gli yakisoba sono pronti. Impiattiamo. Ancora bollenti, i nostri yakisoba sono pronti per essere mangiati. Buon appetito!